Si ritorna in studio. E prima di proseguire nel dibattito, direi che possiamo mandare in onda un altro filmato, sempre realizzato da Francesca Lenzi, a Ugo Gregoretti, che è direttore del Teatro Stabile di Torino, nonché regista di questa contestatissima commedia di cui stiamo parlando tutti quanti insieme e di cui torneremo a parlare fra qualche minuto. Quindi attenzione a ciò che dirà Gregoretti, perché poi lo discuteremo insieme. Signor Gregoretti, buonasera, la interrompiamo un attimo. Ecco, per quale motivo ha scelto per Le miserie di Monsieur Travette, che è un'opera che racchiude in sé lo spirito piemontese, almeno così si dice e così noi crediamo, degli attori non piemontesi? Beh, perché lo spirito piemontese può essere benissimo espresso e interpretato da attori non piemontesi. Così come lo spirito russo, lo spirito cinese, lo spirito inglese, lo spirito brasiliano. L'importante è che gli attori siano bravi. Quando degli attori sono bravi, intelligenti, esperti e colti, riescono a restituire qualunque spirito, magari sbagliando qualche inflessione, ma questo è, a mio giudizio, un rischio veniale. Ecco, in questo modo che cosa può guadagnare l'opera in questo suo respiro più ampio che lei ha teso a dargli? Beh, io ho teso a dargli più che un respiro più ampio, mi sono preoccupato, avvalendomi della prestazione di attori tutti eccellenti, di dare all'opera il respiro che ha, cioè la sua bellezza, la sua poesia. Io sono convinto che Travette è uno dei testi più belli del teatro italiano dell'Ottocento. E quindi quanto meglio si riesce a metterlo in scena, tanto più si rivela al pubblico nazionale questa qualità. Cioè che questa sì è una commedia scritta in lingua piemontese, peraltro lingua bellissima, anche se non di immediata comprensione, ma è nello stesso tempo una commedia italiana, una commedia europea, una commedia universale. Quando lei ha operato questo tipo di scelta, in qualche modo ha preventivato la discussione abbastanza aspra anche per certi aspetti che ne è poi scaturita? No, non l'ho certamente preventivata, perché io non amo le discussioni e meno che mai quelle aspre. La discussione aspra, come dire, mi ha a un certo punto preso di contropiede, ma nemmeno di contropiede. Io ho cercato bonariamente di, anzitutto, indicare che non ci fosse bisogno di alcuna asprezza nel discutere, ma semmai di vivacità dialettica, e poi sono andato avanti per la mia strada, convinto della mia scelta, che forse può essere sbagliata, però l'importante è che se uno ha fatto una scelta la porti avanti coerentemente fino in fondo. E Travette è stato già collaudato, noi l'abbiamo presentato a un importante festival. La maggior parte della critica italiana presente a questo festival ha applaudito all'iniziativa di riproporre questa commedia, che era stata ingiustamente, come dire, abbandonata nelle secche periferiche del teatro vernacolare, e quindi la scelta principale, che non è tanto quella degli attori piemontesi o non piemontesi, ma quella di un teatro stabile che con orgoglio ripropone una grande commedia piemontese all'attenzione del pubblico nazionale, è stata premiata da un'accoglienza critica molto favorevole. Quindi io sono tranquillo, certo. Eh beh, Gregoretti è tranquillo,
Noi ritorniamo al dibattito. Ah, fra l'altro, anche voi del pubblico, se avete poi qualche cosa da dire in merito alla discussione che stiamo facendo, facciamo poi un rapido giro in chiusura per sentire anche i vostri commenti. Intanto ritornerei a Gianni Chiostri, che avevamo lasciato a metà discorso prima, prima della pausa. Gianni, mi pare che tu ti sia allineato abbastanza al signor Fantini, vero? Sì. Sento che Gregoretti dice una lingua, poi come tante altre lingue, quindi è giusto recitarla, è giusto che ogni attore la recita. Lo spirito svedese, lo spirito brasiliano, non mi trova tanto d'accordo, perché io credo che se in Inghilterra un inglese del sud si permettesse di andare in Irlanda oppure, non lo so, in Scozia a parlare il gaelico, ecco, a tentare di parlare il gaelico, penso che senz'altro succederebbe qualche guaio, insomma, sono oltretutto piuttosto focosi gli irlandesi. Ma possiamo dire che facciamo un'enunciazione di principio, cioè il dialetto sta alla lingua, in questo caso la lingua di Dante, un po' come l'etnia sta alla razza, cioè è una parte della lingua stessa, che io trovo più giusto, più logico e anche più razionale far parlare a coloro, diciamo così, a cui appartiene. Sì, sarebbe giusto, se mi pare di capire bene, comunque che, ok, per la recita in piemontese del piemontese, però sì, anche esportata per farla conoscere un pochettino a tutti. Ma direi di sì, a meno, sì, senz'altro, anche perché se noi facciamo recitare a un romano il piemontese, a un piemontese l'abruzzese, cioè finiremo veramente questi dialetti anche per annacquarli, cioè non ci riconosceremo più, non ci capiremo più, a meno che non si voglia andare verso un mondo esperantista. Io spero, mi auguro che questo, insomma, non sia il traguardo. Oltretutto, il fatto che ci sia una differenziazione non lo trovo un fatto pericoloso, anzi, l'Europa è stata sempre, direi, essenzialmente il crogiolo della conciliazione degli opposti, delle sfumature. La differenziazione è sempre feconda, a mio giudizio. Ecco. Sì, va bene. Io ritornerei un attimino a Francesco, no, ti dico anche perché. Si dice che il piemontese sia molto legato alle sue tradizioni, sia molto ermetico proprio per carattere, le sue caratteristiche sono queste. Non è che Farassino, in questa contestazione che ha tirato avanti, che ha portato avanti, che ha animato, si sia sentito particolarmente ferito nell'orgoglio di portabandiera del teatro piemontese? Cioè non è che sia partita da questo presupposto la contestazione? Al di là poi della carenza artistica o del ben o mal recitare da parte dei protagonisti in oggetto. Beh, io non sono nella testa di Farassino e non lo so. Io mi auguro che non sia così, perché sarebbe molto limitativo per lui. Io ho l'impressione... Ma cosa pensi? Ti auguri che non sia così, ma cosa pensi? Ma forse un pochettino, magari sì. Conoscendo il carattere, voglio dire. Il dubbio l'ho avuto anch'io, che per un momento si è sentito così, messo in un angolo, calpestato quasi. Però io temo che forse lui abbia fatto un discorso di altra natura, una speculazione politica, è andato a pescare nel più profondo oscurantismo provinciale piemontese per portare alla ribalta questo moto di rivolta, combinazione proprio di fronte a Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento subalpino, l'Unità d'Italia, eccetera. Quindi, abbiamo fatto un qualche cosa per dimostrare che vorremmo ritornare a essere tanti piccoli pezzettini, una grande storiche. Sì, appunto, sono saltate immediate proprio a chiunque abbia una piccolissima nozione, quella del libro di scuola. Secondo me ha fatto un'operazione negativa delle terre per l'immagine del Piemonte. Ci ha riportati in quell'angolino buio, i piemontesi che protestano sempre, che vivono soltanto di rimpianti. Avevamo l'EIAR e ce l'hanno portata via, avevamo la scuola, no, quella è rimasta, avevamo, non so, battevamo la moneta e ce l'hanno portata via, eravamo una capitale e non lo siamo più. Un tocco di nostalgia. Facciamoci un esame di coscienza, se forse fossimo un pochettino più aperti e non litigassimo perché un signore romano parla in piemontese, magari non perfettamente, però ci porta una commedia piemontese e a conoscenza del resto, certo, d'Italia. Franco Fantini, c'è stato un altro gesto in seguito a queste contestazioni, fatto da Roberto Gremmo, antagonista politico di Gippo Farassino, che ha consegnato una targa agli attori come Amis dal Piemonte. Sì. Che significato può avere? È un significato ideologico o è un significato politico, secondo lei? Boh, lì, in questo caso direi che più che altro io non ci vedo tanto un significato politico, lo escluderei, troppo nobiltà in questo caso, no? Comunque il rimprovero che io faccio appunto a Gippo Farassino è di aver agitato tutto questo per crearsi una popolarità di cui lui non gode più in questo momento. E quindi l'unico motivo per essere di nuovo protagonista, essere di nuovo sulla scena.
E poi quello che rimprovero a Gip, che mi ha tanto fatto indignare, e l'ho detto anche prima, con una sola battuta mi sono inimicato Gipo, Tognazzi, Gregoretti, eccetera, eccetera, è questo, che Gipo ha nella sua compagine, è stato un po' un talent scout anni fa, a Vittorio Lottero, Brusa, Vilma D'Eusebio, che sono attori non protagonisti, comprimari, però sono degnissimi, molto bravi. Gipo Farassino invece soffre di protagonismo e li ha soffocati, anche in questa commedia che lui ha messo in scena, non lascia nessuno spazio agli altri ad emergere. Mario Moschetto, lapidariamente, tutto questo, tutta questa polemica porta del bene o del male alla commedia in sé? La commedia in sé secondo me porta del male. Penso soltanto che i piemontesi, ecco, l'unico aspetto positivo potrebbe essere questo, che i piemontesi di fronte a una polemica del genere amino più il teatro piuttosto che le polemiche. Se ne è fatta comunque una buona pubblicità, una grossa pubblicità, se non buona, se non altro. Quindi sì, ne ha parlato non, un po' tutti. Non penso che abbia portato di grandi vantaggi. Ma io credo che la curiosità comunque sia nata in tanta gente che vorrà andarla a vedere giusto per capire. Io direi che invece in senso inverso, perché la gente è un po' come prossimamente che adesso si vedono in televisione, sempre quando la gente le ha viste tante volte non ci va più. Adesso le vediamo un pezzettino. Visto che ne abbiamo parlato, la facciamo vedere anche ai nostri amici che stanno a casa, poi concluderemo insieme il dibattito e passeremo anche tra i tavoli a raccogliere le opinioni dei nostri ospiti. Quindi andiamo pure con il filmato. E sale da tappan bianco. Cerea porta. Cerea. Ecco, tota, noi, insomma, se via Chiel, per chiedermi, no? Per ossa carlota sviluppa che tal sia il tacca sua imbecilità. Mi sono fino a qua parla neanche a me. Ecco, tu hai presente così, mi sono giù lì, a lungo lo spen, no? Sì, sì, c'entro. Pubblicità c'entra, per carità. Alembra o fier, ti fa smida pare, in arrespondo me. Chila, a devo sapere che oggi son me, franco, sincero, incapace di una cosa per un'altra. Ecco, sto bravo fier, alla per chila, non tu venda stima, anzi, diria a te, alla da stima. Alla simpatia, alla che mi riagiro. Oppo Saron, chi deve aver finito non per te? E fa tanto tempo, Fior? Scappane! Non capisco mai, se non cadono in via, che cosa stai? Quanto è una chiave, una civiltà? Casa comodo, signori, mi prego. Ah, sì, tota. Ecco le cadreche. Dammi in saccoccia. Ma che tempo da mangiare. Oh, ma se dice che hai cosa? Mi devo ne parlare mie? No, a tocca a me. Adesso si parlo. La Roma sente. Topa? Oddio, chissà. Vai. Non so. Gli altri magari sono a testa bene. Oh, questi sono meglio, non so. Ma vedi la tota... Aveva tanto un pesco che sperava stato il momento. E finalmente anche i... Anche i... Anche i... Anche i... Oh, fa freddo! Oh, usalo! Sì, signore. Stamattina in vedere le ungiasse. Che bella tua. Giurte che mi sia arrabbiato in cintura per sentire quelle belle robe lì. Tota. Ha una cosa molto ben più interessante la parleie, ma da già che vedo che manca la lenga chiara, tu le parlerai di sua serva la guarda ben dì. Oh, tu... signor, me le dì tutte. Ecco, va bene. Mi ha giusto adesso contento, vedo che loro sono entrati. Prima non aveva mai potuto mettere su la quella tota, perché madama, lei da forza le sue figlie. La tota, ma creiamo, mi voleva fare i cerchi, ma me le fai tutte che era mai mai e che d'altronde loro sono messi con le come intenzioni. Ma bene, bene, tanta piacita se ne fate un po' che comì. Oh! Venga, parla troppo, l'auto parla niente. Dunque, tota, chi la sa concastrata, la sua mandella in lungaggine. Paolino, hai più bene. E chi la saria disposta a sposero? Un su giacchetta. Giacchetta, non me ne ne scatola di. Alle press fighting, sì o no?
Bene, stemperiamo un po' le polemiche con un brindisi offerto dalla Cora, qui rappresentata dal signor Franco Fantini, che io conosco molto bene, l'ho sempre chiamato signor Fantini, tant'è vero che prima nella presentazione non ho neanche detto il nome di battesimo. Poi c'è stata questa polemica, ha fatto anche la parte del cattivo, se vogliamo. Adesso ci raddolciamo un pochino. Intanto con Edoardo Ballone vorrei concludere con un piccolo cenno al fatto che questo lavoro ha sempre comunque fatto discutere, già fin dalla prima sua apparizione. Sì, mi pare nel 1863 o 64, quando il lavoro di Bersezio fu portato a teatro. Ebbene, ci fu la contestazione a Torino degli impiegati regi che vedevano in Travette, loro Travette, un atto che li penalizzava, li feriva nell'orgoglio. Quindi è destinato a far parlare di sé. Moschietto prima dice: ma in questo caso il pubblico si distacca. Io invece ho delle idee opposte. Finalmente tutta Italia saprà che esiste anche Bersezio, perché poi non dimentichiamo, noi stiamo discutendo su una cosa che insomma non è poi Shakespeare detto tra l'altro. Allora direi deponiamo le armi, brindisi sì, con sì, la Cora, sì, non è poi Shakespeare. Bello questo. Questo sì, cin cin. Sì. Allora Pinot del Poggio, salute, salute. Salute cin cin, grazie per cin cin la partecipazione al dibattito. E io intanto, dopo aver sorseggiato, passo rapidamente a sentire due o tre commenti del pubblico. Allora, prima c'è stata una sua uscita, sì, no? Mi è sembrata anche abbastanza simpatica, sì, sulla prima intervista che è stata... Volevo fare notare al dottor Fantini che sì, parlando del fisico del nostro nuovo Travette, era stato interpretato forse 50 anni fa o 30 anni fa da Carlo Campanini. E che quindi il fisico... E aveva un fisico molto non simile proprio minuto, a quello... No. Sì, infatti. Grazie. Andiamo da altri ospiti. Battuta? Ma senza fare del irredentismo retorico, troverei più logico far recitare Monsieur Travette da un piemontese. Insomma. Sì? Per lei? Ma io ho sentito tutte le varie versioni, alcune le condivido, alcune no. Una cosa mi ha colpito, quando si è detto se non lo faceva un romano, cioè se non lo faceva questo attore, chi avrebbe potuto fare Travette, escludendo magari Frassino? Io dico, se non ci sono attori in grado, piemontesi in grado di recitare il piemontese, è proprio tutta colpa dei piemontesi o manca qualcosa nelle strutture? Chiudiamo i conservatori, poi io penso che non assisteremo più a dei bei concerti come abbiamo assistito prima, quindi facciamo anche un esame di coscienza di quello che sta dietro la presentazione, la preparazione degli attori. Benissimo, su questa domanda lasciamo puntini di sospensione, ognuno taragga le sue conclusioni, si schieri da una parte o dall'altra. Noi per stemperare ulteriormente direi, Raff, facciamo un po' di musica, tu come interpreti questo dibattito? Che facciamo? Ma, mettiamo qualche cosa di focoso, seguito, oppure certo, tentiamo di calmare un po' le acque? Ho pensato questo, vedi, per fortuna la musica è un fatto universale, quindi altrimenti dovrei soltanto suonare musica pugliese, capisci? Invece posso suonare, capisci? E mette tutti d'accordo. Facciamo una cosa così che distenda un po' tutti gli animi. Benissimo. Suono un adagio di Albinoni. Perfetto.